ci facciamo questo brindisi. Facciamo un brindisi alle vacanze. Va bene anche la roba. Sì, sì, dai. Va bene anche rosso, sì, va anche bene rosso. Sì, sì. Senti che profumo che ha. Comunque il vino rosso è buono in Italia. Quello frizzato mi piace, ma quello bianco fa. Qui siamo davanti al parcheggio dove abbiamo la moto, proprio qui a 3 metri, e abbiamo parcheggiato vicino alla torre di Clerico, che è questa qua. E non pensavo che fosse una città molto turistica, molto molto turistica, dappertutto c'è gente, attesi di strada. Siamo arrivati a Fatima. Siamo a Fatima. Il 13 settembre del 2017. È un bellissimo posto, molto, molto bello, molto grande. È il terzo luogo di culto che visitiamo in 2 giorni. Siamo passati da Lourdes a Santiago de Compostela e per finire con Fatima. Siamo solo io e Bruno. Solo io e Bruno. E l'oceano. Thank you.
pagheranno per tenere questi negozi, queste cose qua. Sì, proprio belle comunque. C'è anche Bruna, ciao! Allora, siamo sulla teleferica di Lisbona, dello zoo di Lisbona. Ma un po' di paura ce l'ho, comunque non si può vedere. No, per niente, non fa niente paura. Non fa paura. Allora, guardiamo un po' l'altezza. Guarda che fiori, che belli che sono. Ecco, io voglio la mia pianta. Guarda le persone come sono piccole. Bosco incantato. Bosco incantato. Qui adesso. Guarda che roba con le piante. Ci stiamo inoltrando dentro la giungla perché ci sono degli alberi. Siamo nella piazza di Siviglia, lo sappiamo, dai. Guarda, basta guardare qua. Piazza di Spagna a Siviglia. Ecco, lui è arrivato fino. È arrivato fino. C'è anche Domenico. Piazza di Spagna di Siviglia in bici da Coricata. Capisci? Vedi che sono tutte. Ecco, questo non si è fatto problemi. Tutti qua sul marciapiede dalla Francia. Bruna, vieni anche te, dai. Dai che andiamo via, L'ultimo selfie che ci facciamo insieme perché dobbiamo andare via, Mi saluti? No, non c'è niente da perdere. Sì, sei bellissimo, dai, è vero. Fatti vedere. Dai.
sempre Bruna, eh? Vai. Dai, andiamo a vedere dove si può andare. Vabbè. Anche qui merita, eh? Bruno, ti sei buttata, attaccata? Ok, dai, vediamo se non se la prende, se la guardiamo. No, non mi prestare la mia maschera, per favore, eh. No, no, non ti faccio niente. No, no. No. Circa da Almeria, alla nostra destra abbiamo l'autovia della Carretera di Andalusia. Abbiamo appena visitato il piccolo paesino di Tabernas, ci sono diversi parchi tematici che qui hanno girato la maggior parte dei film western di Sergio Leone. La zona è molto arida e dà l'impressione veramente di una zona desertica, non un deserto inteso come sabbia, una zona dove c'è veramente poco verde. Qui abbiamo le moto che passano sulla Carretera di Andalusia. Adesso andiamo a vedere cosa si vede giù da questi posti, eh? Ecco, qui ci possiamo rendere conto effettivamente dove siamo. Ah, è il deserto. Neanche le piante sopravvivono. È tutto così, distesa di chilometri, 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 tutto così. Dove cavolo sono finito qua? Insieme ai dinosauri. Thank you.
10 da Roussillon, dove eravamo. Siamo arrivati dopo circa 400 km a Castellano, punto di incontro di tanti motociclisti, dove più volte siamo andati a vedere. Alle spalle di Bruno possiamo vedere la chiesetta di Castellan arroccata là sopra. Che ho mai capito come si fa a arrivare fino là sopra. Un giorno o l'altro andrò a vedere. E invece davanti a noi l'hotel, il Grand Hotel di Castellan, dove abbiamo pernottato nel passato. Ora vedremo di andarci a fare il giro del Verdon, a vedere il lago di Saint-Croix, Bosquet Saint-Marie, per poi essere a casa stasera. Speriamo di farcela. Ciao!